che non possa raccontare i drammatici giorni, le esperienze negative, la sofferenza vissuta e provata nei 19 mesi di resistenza, dall'8 settembre del 43 al 25 aprile del 45. Credo sia giusto ricordare con una puntuale ricostruzione quello che visse questa piccola comunità, la comunità di Borso del Grappa. Con l'entrata in guerra dell'Italia il 10 giugno del 1940, oltre alla partenza di moltissimi giovani per il fronte, vi è il ritorno a casa di tanti emigranti, rimpatriati dalla Francia perché italiani. Inoltre cominciano ad arrivare le triste comunicazioni di morte al fronte, che fino a marzo del 1942 sono 9. Ma con la partecipazione dell'Italia alla campagna di Russia, alla fine del 1942, arrivano altre funeste notizie e si sommano altri 13 caduti sul fronte. Evento questo che, assieme allo sbarco degli alleati in Sicilia, fa aprire gli occhi ai tanti che erano stati plagiati dal fascismo e che giustificherà l'andata in massa di giovani a fare i partigiani in montagna dopo l'8 settembre del 1943 con la firma dell'armistizio. Già il 13 settembre a Semonzo si forma il primo gruppo di resistenti con i nostri sottufficiali Aldo Franciosi, Giustiniano De Rossi, Giovanni Canì e Tarcisio Zegno, e con altri provenienti dal Bassanese. Obiettivo: recuperare armi e materiale utile alla guerriglia. A novembre entrano in contatti con alcuni vertici della resistenza del Veneto. Iniziano a organizzare le prime azioni di sabotaggio, che con la primavera diventeranno sempre più mirate. Il massiccio del Grappa diventa l'area naturale della raccolta di partigiani, che andranno a costituire ben 4 brigate: Italia Libera Archeson, Matteotti, Gramsci e Italia Libera al Campo Croce. Nel vasto territorio della montagna di Borso ha sede quest'ultima, assieme ad un cospicuo reparto della Matteotti. I loro membri contano su Borso e sulle frazioni malghe e casere per i rifornimenti, per la logistica, per il ricovero e le cure e le informazioni sugli spostamenti delle formazioni nemiche. Accanto ai militari di leva, carabinieri e marinai, sono numerosissimi i giovani di Borso e dei paesi vicini che vi aderiscono, rifiutando di arruolarsi nell'esercito della Repubblica di Salò e di servire la Germania nazista. I nazifascisti iniziano a contestare le azioni partigiane con dei rastrellamenti mirati e il 6 agosto del 1944, per rappresaglia contro un prelievo avvenuto il giorno prima di un ufficiale fascista e di sua moglie in Valle Santa Felicita, vengono arrestate 8 persone, fra cui Marco Citton. Marco Citton, che verrà processato e ucciso, Luigi Celotto, Giuseppe Guadagnini, Giovanni e Santino Carlesso, che saranno deportati in Germania. Particolarmente crudele la sorte di Marco Citton, 19 anni, che frequentava l'ultimo anno delle magistrali. È fermato mentre la sera, in bicicletta, porta delle armi ai partigiani. Condotto in carcere a Marano Vicentino, alle ore 22 del 29 agosto, gli fecero credere che lo stavano mettendo in libertà. Ma lungo la strada, dopo pochi passi, lo stendono con una raffica di mitra alle spalle. Di altissimo valore morale, spirituale e civile sono le sue lettere inviate ai genitori e alla fidanzata. Un brano è inciso sulla pietra presso il monumento del partigiano, inaugurato nel 1974, poco sotto la cima Grappa, con la scultura di Augusto Murer. Accanto alle parole di autori e celebri quali Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo e Paul Edouard, ci sono quelle del giovane Marco Citton.
La mia sorte sembra ormai decisa. Le ore che ancora forse mi rimangono sono poche. Esortate tutti i miei compagni affinché mai abbandonino la giusta via. Altro episodio che provoca grande preoccupazione e tensione nella popolazione avviene il 20 agosto. Elementi della Guardia Nazionale Repubblicana di Crespano compaiono a Borso in numero rilevante, requisendo 30 giovani, compreso il cappellano del paese. Si sente capitare qualche mitra. I brigatisti, non sentendosi sicuri, ritornano a Crespano, frammisti agli ostaggi che vengono trattenuti in caserma e costretti a rimanere in piedi tutta la notte. Entro due giorni gli inquisiti vengono tutti rilasciati. Il 29 agosto del 1944 un gruppo di nazifascisti, durante una perlustrazione mirata sul territorio di Semonzo, catturano i cugini Marco Manfrotto e Sante Manfrotto, mentre tentavano di nascondersi. Saranno deportati in Germania e barbaramente uccisi in un campo di punizione a causa di un loro fallito tentativo di fuga. In seguito all'attacco partigiano della polveriera di Semonzo del 3 settembre del 1944, il giorno successivo all'alba scatta la prima feroce rappresaglia. Ben 20 edifici di Borso, presso la chiesa, a ridosso della montagna, vengono dati alle fiamme e distrutti. Una donna, Lucia Dalle Fratte, muore per un attacco cardiaco, mentre disperata cerca di fermare i distruttori. Colpiscono la cieca, intuendo che tra i partigiani trovano appoggio in paese, ma senza poter individuare con esattezza presso quali famiglie. Distruggono l'unica certezza che la popolazione aveva in quegli anni, la casa. Borso de Grappa è pesantemente coinvolto in quello che Enrico Oper, già rettore dell'Università di Padova, definì il più drammatico e sanguinoso episodio della resistenza veneta, il rastrellamento del Grappa. Tra il 21 e il 28 settembre, con un'azione a tenaglia ben organizzata, con truppe tedesche a settentrione e ai lati e con i repubblichini a meridione, circa 1200 partigiani male armati vengono stretti in una sacca e spinti verso sud, verso Borso e gli altri paesi della Pedemontana. 8000 truppe nazifasciste ben addestrate allo scopo. Non tutti i partigiani riescono a sottrarsi al feroce rastrellamento che mirava a ripulire l'intero massiccio della presenza partigiana. Nel primo giorno si verifica sull'area di Campo Croce tra i di Borso il più cruento scontro armato tra rastrellatori e partigiani nel versante sud del Grappa, con due tedeschi abbattuti e tre partigiani uccisi, tra cui un ex prigioniero alleato sudafricano. Tutte le maighe e le caserme vengono date alle fiamme. Il giorno seguente, il 22 settembre, a Monteoro, in località Busa dei Cavore, vengono accerchiati e abbattuti il loro nobile comandante della Brigata Italia Libera a Campo Croce, il dottor Lodovico Tedesco, e quattro partigiani di Semonzo, Giuseppe Larazzano, Antonio Cadorin, Valentino Brotto e Giuseppe Andriotto. Il fratello di quest'ultimo, Angelo, verrà freddato alle spalle il giorno dopo, nei pressi del Grappa, mentre era stato costretto a trasportare armi per i nazifascisti. Nel primo mattino di domenica 24 settembre 1944, nella nostra maglia più alta e più in quota, Cason di Meda, avviene un efferato eccidio. Ecco la testimonianza resa di fronte al procuratore della Repubblica di Vicenza da un partigiano della Brigata Italia Libera a Campo Croce coinvolto nella cattura. Fummo fatti proseguire verso i Grappa, fummo fermati ai casoni di Meda e introdotti in 19, fra cui tre prigionieri inglesi e un deposito della casera. La mattina seguente entrarono un maggiore italiano e due ufficiali inferiori, che a sorte chiamarono 8 prigionieri e li fecero uscire.
Legarono loro le mani dietro la schiena. Poco dopo sentimmo una scarica e quando uscimmo fummo portati sul luogo dell'esecuzione. Il maggiore italiano ci disse: guardate qua, questo è un esempio perché vi passi la voglia di combattere il fascismo. Poi fummo avviati verso la pianura a compiere l'eccidio mentre membri fascisti della brigata tagliamento. Domenica 24 settembre, dopo la Santa Messa, tutti gli uomini tra i 15 e i 65 anni, tra la disperazione delle donne e dei bambini, radunati nelle piazze, vengono convogliati e concentrati, quelli di Borsa Sant'Ulalia e quelli di Samonzo Romano, a Romano. Qui vengono sottoposti a interrogatori e coloro che sono sospettati di partecipazione al favoritismo parmigiano inviati a Bassano nella caserma Efrem Reatto, dove avrà luogo la tragica scelta: chi impiccato o fucilato, chi deportato in Germania, chi inviato a lavorare presso la TOP. Martedì 26 settembre del 1944 è il giorno più barbaro e più triste. Tra i viali più frequentati della Bassano vengono impiccati 31 giovani, di cui 7 sono di Borso La Grappa. Leonida De Rossi, Pietro Cittò, i due fratelli Cervellin Francesco e Giovanni, Giacomo Bertapelle, Girolamo Moretto e Albino Vedovotto. Nella caserma di Bassano, in quella settimana, vengono fucilati i due di Borso, Giovanni Favaro e Arturo Zen, i loro corpi gettati nei rifiuti. Dei nostri giovani sfortunati deportati in Germania pochissimi ritorneranno. Muoiono per maltrattamenti e per denutrizione Angelo Spezzamonte, Giuseppe Spezzamonte, Ermenegildo Guadagnini, Michele Giacomelli, Domenico Zigliotto, Giuseppe Spezzamonte, Antonio Biasioni, Agostino Mora, Renato Biasioni e Giannino Celotto, Orazio Citton, Sebastiano Bontorini, Emilio Dal Bianco, Marcello Ravagnolo. Negli ultimi giorni di guerra altri morti. Il 30 aprile al mattino, su direttive del Consiglio per la Liberazione Nazionale Nord Italia, che invitava i comandi partigiani a catturare i tedeschi in ritirata per consegnarli al comando alleato, un gruppo di questi, della brigata Marte di De Grappa, si spostava in località Pioc, dove la sera precedente si erano accampati dei tedeschi in fuga. Purtroppo manca l'organizzazione. Non c'è nessun capo partigiano presente. Il sito non si presta a trattative di resa. Inizia un conflitto a fuoco nel quale cadono Guido Bertapelle e Giacomo Negro, mentre altri 4 rimangono feriti. A sud del paese anche Ettore Bacela resta colpito a morte mentre tenta di disarmare un gruppetto di tedeschi. Nel pomeriggio del 30 aprile, non del 25 aprile, arriva in piazza davanti al municipio di Borso una camionetta con a bordo gli americani. È la nostra liberazione. Non si può dimenticare la presenza femminile che contribuì a sostenere l'attività partigiana, sia in montagna che in paese. In totale, durante la Seconda Guerra Mondiale, Borso De Grappa soffrirà la perdita di 73 caduti, dei quali ben 37 tra impiccati, fucilati, deportati e internati nei 19 mesi della Resistenza. Viva il 25 aprile!